un abbraccio al fratello e un grazie profondo a Gesù, perché questo è un momento di grazia, forse in attesa, forse non meritata, almeno per noi che abitiamo questa chiesa di Foggia Bovino, ma certamente il Signore ci offre un tempo di annuncio e di presenza particolare sua nella vita delle nostre famiglie, nel cuore dei nostri giovani. Saluto per dovere di ospitalità il lettore, così si fa, almeno si fa, faccio pure così, poi i sacerdoti animatori, i padri spirituali del seminario, anche quelli che sono fisicamente presenti, e poi c'è il vicario generale Don Filippo, i parroci, i sacerdoti, tutti i nostri amici laici, fedeli che hanno pregato, e vi porto anche il pensiero e la preghiera del rettore magnifico dell'Università di Foggia, perché poc'anzi, vivendo insieme a Don Bruno D'Emilio, il direttore della pastorale scolastica, questo incontro con 400 laureati di quest'anno, ho avuto modo di parlargli della missione anche ai giovani e il rettore è stato ben contento. Io ci ho visto un segno della provvidenza che collega gli eventi e che ci fa capire che i giovani stanno sempre insieme, anche a distanza, perché fanno la Chiesa Giovani di Gesù, sia quando sono nelle aule dell'Università di Foggia, sia quando sono nella cattedrale a pregare, come noi stasera. Ho scelto, che Giovanni mi diceva, quale brano dobbiamo scegliere per la missione. Ho detto, ogni giorno Gesù ci dà la parola e quindi prendiamo il brano del giorno. Cosa ci hanno detto? Che Gesù parla ogni giorno e facciamolo parlare. E quindi la mia breve riflessione parte dal brano, dalla prima parte, perché era troppo lungo come brano, allora solo la prima parte. Cari amici, il primo personaggio che compare nella parabola del Vangelo di Enno è il seminatore. Ciò che colpisce quando ci accostiamo a questo brano evangelico è che il seminatore getti il seme dappertutto, sul terreno buono e su quello cattivo. Non distingue tra terreno e terreno. Letta dal punto di vista del seminatore, la parabola appare rivolta agli annunciatori del Vangelo. Gli annunciatori non hanno il diritto di scegliere dove gettare il seme e dove no. L'annunciatore semina senza risparmio e senza distinzioni. Come sapere al tempo della semina quali terreni fruttificheranno e quali no? Non spetta a noi saperlo. Nessuno deve anticipare il progetto di Dio. Il seminatore uscì a seminare. Ancora, in questa settimana, il seminatore cammina per le strade del nostro territorio diocesano, ma direi percorre la strada dei nostri cuori e dei cuori delle persone che la provvidenza ci farà incontrare. Ed è grande questo Dio seminatore, un Dio che si fa contadino, pieno di fiducia nella forza del seme e nella bontà di un pezzo di terra che sono io, che siamo noi, che è ognuno, al tempo stesso un pezzo di terra che tante volte è un campo di rovi o una terra capace di Dio. La parola di Dio ha una sua debolezza, che poi è la sua grandezza, il rispetto della libertà dell'uomo. Proprio perché di Dio, la parola del Vangelo non costringe, non riduce lo spazio della libertà, ma lo allarga. In questi giorni noi andiamo
e a voi dico andate e seminate il Vangelo. Sono le parole non mie, ma quelle che rivelano il cuore di Gesù, il suo desiderio che nessuno sia escluso dal tocco benefico del Vangelo. Gesù, mai stanco di dare la vita ad ogni creatura in ogni angolo della terra. E per continuare la sua missione ha scelto noi. Forse è vero, siamo persone con una fede fragile e imperfetta, ma ha scelto proprio noi. Se io dovessi dire del Vangelo solo ciò che riesco a viverne, dovrei tacere subito. Ma io non annuncio me stesso, le mie idee, le mie conquiste, ma una parola che mi ha rubato il cuore, quel Gesù che mi ha convinto e sedotto, che mi ha legato a sé e, proprio perché mi ha legato, mi ha liberato. E se io mi faccio legare di più, mi libera di più. Ognuno di noi riceve stasera la missione degli apostoli, seminate, niente altro. Non dice organizzate, scrivete, occupate i posti chiave, assoggettate, ma semplicemente seminate, annunciate. E che cosa devo seminare? Il Vangelo, una bella notizia, Dio ti ama e ti salva. Non devo annunciare le mie utopie teologiche, le mie idee più belle, la soluzione dei problemi, una politica, una teologia migliore dell'altra, ma devo solo annunciare Gesù, il Vangelo, la sua vita, Lui che è la forza della mia ascensione, Lui che è la vita della mia vita. E allora andiamo, seminiamo, andate, seminate. Noi siamo Chiesa, sta alla Chiesa rendere presente Gesù tra gli uomini. La sorte di Dio ci è affidata nella misura in cui siamo portatori di Gesù in questo mondo. È dal nostro atteggiamento che dipenderà la conoscenza e l'immagine che gli uomini si faranno di Dio. Dio potrà essere buono, giusto, salvatore di un certo uomo soltanto se in quel momento, in quella circostanza, io sarò buono e giusto con quell'altro uomo, esercitando nei suoi confronti quella potenza di salvezza che mi è stata contagiata da Dio. Come dicevano i padri della Chiesa, nell'annuncio noi siamo le mani e le braccia di Dio. E allora il modello della seminagione è Gesù, che aveva iniziato il suo ministero predicando e chiedendo fede nel Vangelo. E poiché il risorto continua a precedere i discepoli, la missione si configura come la sequela di Cristo. Vorrei dire che nel cammino vocazionale, nella risposta a Gesù, nel mettere i nostri passi dietro ai suoi, in fondo noi non facciamo altro che essere missionari. L'andare cui noi, gli apostoli, sono invitati, altro non è che un seguire Gesù. Solo così la missione diventa nella Chiesa sacramento della presenza del Signore tra gli uomini. E qui questa svolta profonda teologica della nostra chiamata, che è sempre un andare. Come era la missione svolta dagli apostoli, in cui era presente e attivo Gesù, tanto che Marco dirà: gli undici predicavano dappertutto, ma il Signore cooperava con loro e il Signore confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amici miei, cari fratelli, la parola di Dio, come dice Del Bre, non la si porta in una valigetta, la si porta in sé, nel proprio animo, la si porta su di sé, sulle proprie spalle. Non la si ripone in un angolo di noi stessi, non la si mette nella propria memoria come nel computer, non la si mette sistemata sul ripiano di una scrivania, la si lascia andare sino nel fondo di sé, sino a quel cardine su cui fa perno il nostro essere. Il segreto del Vangelo
è comunicazione di vita, è relazione di fuoco, un fuoco che esige di penetrare in noi per operarvi una devastazione e una trasformazione. E allora noi potremmo in questi giorni continuare a costruire la vita su Cristo, perché accogliamo con gioia la sua parola e mettiamo in pratica i suoi insegnamenti. Cari giovani seminaristi, questo penso sia il programma della nostra vita di consacrati, della nostra missione in settimana. È urgente che sorga una nuova generazione di apostoli radicati nella parola di Cristo, capaci di rispondere alle sfide del tempo diffondendo dappertutto il Vangelo, perché ognuno di noi è il Vangelo scritto in queste giornate. Questo vi chiede il Signore, a questo vi invita la Chiesa, non solo la Chiesa di Foggia, ma credo la Chiesa che è in Puglia. Questo è il mondo della nostra realtà territoriale e questo forse il mondo, senza saperlo, attende da noi e da voi. E se Gesù vi dà la gioia e vi ha chiamato a vivere in quest'anno, questa settimana, in questo luogo bello e complesso, non abbiate paura, fidatevi, fidiamoci di Lui e vedrete che poi, ritornando a conclusione della missione, non saremo delusi. Forse non dovremmo cacciare i demoni come quando gli apostoli ritornano per dire a Gesù che non sono stati in grado di cacciare i demoni, ma almeno avremo la risposta: pregate, perché con la preghiera tutto il male scompare sempre nell'oceano della misericordia del Cristo. Alla Vergine Maria, che è la discepola prediletta del Figlio, chiediamo di essere disponibile, perché in questi giorni l'ascolto della parola sia il nostro tesoro segreto da rivelare e da offrire a coloro che incontreremo. Così sia.